Allora, cosa abbiamo adesso? Punto numero 3. Devo fare quelle cose che fanno i presentatori con le giacche. Ah, lo so, quelli fanno a ruota, fanno queste cose qua. Te la sto sudando tutta. Bellissimo. Bene. Allora, non ho ben capito quali frutti producano sti alberi. Qua siamo gente nell'arte medievale che muore male e non gliene frega niente. Se voi andate a guardare tra i rami e le foglie ci sono dei frutti particolari, ben riconoscibili e ben identificabili. Non mi chiedete perché, perché l'ho visto come voi. Prego. Il committente voleva far dipingere un albero del pane, ma aveva la cadenza pugliese e il pittore ha frainteso. È avvenuto. Tutto ciò pone la fiaba della principessa sul pisello in una prospettiva molto diversa. Mi raccomando, non raccogliere gli acerbi, sennò so cazzi amari. Oh, questo è un altro bel quadro, quando nel Medioevo la serata finiva male. Era così? Moriva qua. Così, ad occhio direi sangria. Così, più o meno genera quell'effetto. La classe nel rimanere comunque intinta col pavimento e la calzamaglia. È un tutt'uno. Te lo giuro, non ho bevuto, è solo peste. Che bello. Questa invece è la ruota della sfortuna. Raffigurata così. Non oso immaginare la versione del pranzo è servito. Ma è Marco Columbro. Un po' lo prende. 100, 100, 100. Arriviamo alle citazioni. Quando 100 è il punteggio di sutura, si prende, si fa tutto. Se supera la ruota, poi c'è lascia o raddoppia. E vabbè. E andiamo avanti, andiamo avanti. Anche questa è una bella posizione, no? Quando hai la giacca, Marco, come ti metti? Così. Vai. Allora, qua c'è una comunicazione insultare su TripAdvisor sentendosi grandi chef, un'altra pagina che vi consiglio. Qua c'è un Al che potrebbe essere, boh, Al, Alessio, Alessandro, Alberto, quello che volete, Villa, che scrive: ciao, visto questa coincidenza tra il mio nome e quello dell'hotel, potrei ottenere degli sconti per il soggiorno nel suo hotel? Se legge questo messaggio la ringrazio di tutto, grazie e ciao, tipo di viaggio da solo, risposta del proprietario, gentile Al, quello che è, dell'hotel Villa Al, ok? Per conoscere le nostre tariffe la invitiamo a contattarci telefonicamente o a visionare le offerte sul nostro sito, cordiali saluti, resterebbe lì la cosa, non fosse che in tanti si sono ispirati. Tipo Massimo Togni dice: io stronzo che ho sempre pagato per andare al circo. Sabrina Lisbona dice: buongiorno all'Italia, vista la coincidenza tra il mio cognome e la destinazione, potrei avere uno sconto sul volo diretto Milano-Lisbona? Diego Cella dice: io allora sono messo male. Oh, qua siamo su The Fork, recensioni. C'è questa qua che dice: senza infamia e senza lode non sarei così stingy. Sui contorni di verdura i main dishes sembravano più degli starters. Servizio basic, il personale non sembrava essere engaged con il servizio. Tutto sommato, la qualità del pesce non era male. Dice: avrei scritto il pesce era un po' borderline. Non si capisce perché là mi è uscito dal format. Without infamy and without praise, diciamo. Poi qua su cucinare male c'è qualcuno che, dice, che mette questa foto per dire: ho fatto lo strudel, e mette gli occhi a cuore di Taormina. E lui dice: ah, e dov'è? Bene, e perché hai postato la foto della trippa? Adesso devi solo montarlo, prendi i pezzi. Distruttel, vabbè. Ok? Oh, questo invece viene da Gioiosa Ionica, è l'ondugliattone. L'ondugliattone è il panettone calabrese, risultato eccezionale, una scommessa di un pizzaiolo. L'ondugliattone, panettone particolare dal gusto salato al contempo dolce e piccante. E niente. Invece che lo zucchero a velo ci va l'Alka-Seltzer sopra.
metti sopra, poi sbatti un po'. E se avessi unito un mignon e un panettone, come l'avresti chiamato? E andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Numero uno. Lercio, ultima ora, Salvini, io come la segre, poi mostra timbro del papete sul braccio. Grazie. È bella la giacca, bella. Bella la giacca, ma non ci vivrei. Bene, allora a questo punto abbiamo la VAR. Abbiamo la VAR, abbiamo la VAR di puntata. Allora andiamo di VAR, vediamo il primo tweet. A ricapitolare la puntata che è stata, signor Rodriguez Trinar, ciao Propaganda Live. Vi catapulto questo pensiero, anzi un pensierone, ci ho messo 2 ore per farlo. Vada come vada, domani si perderà nella pioggia di tweet come la famosa lacrima di Blade Runner. Sono commosso. Marco, che dici? Ammazza, due. Ah, veramente, salvatelo. Siete tutti estremamente somiglianti voi. E no, ringrazio il signor Rodriguez Trinar. Grazie al Traditional Drawing. E complimenti. Alex Franquelli da New York, coi vetri da pulire pronti, quasi prontissimi. Dai, e despiegone coi vetri da pulire. Qualsiasi scusa è buona per non farlo, soprattutto Marco in questo caso. Allora andiamo avanti. Buone notizie, siamo quelli della redazione accanto al vostro studio, dovremmo lavorare alla puntata, invece siamo qua davanti a Propaganda Live. Salutiamo i vicini. Non possiamo perderci lo spiegone di Da Milano nemmeno prima del concerto della cover band dei Pink Floyd al Druso di Bergamo. Alla cover band dei Pink Floyd, massimo rispetto, ringraziamo Sara. In questo caso stanno in macchina col telefonino. Simona Urso, per favore Zoro, fai la camminata presto, così metto a letto mia mamma Anna, 85enne, che sta sveglia finché non la fai, e l'altra settimana ci è rimasta malissimo, prego. Per forza, la devo fare, pure il ginocchio un po' gonfio. Vai. Ah. E mandiamo a letto Anna, 85enne, che ormai a questo punto può aspettare altri 5-6 minuti. Andiamo avanti. Francesca Schianchi, io ho scritto più volte sia via Twitter che via mail al Comune di Roma per segnalazioni varie su tantissime problematiche gravi, diverse, e mai, dico mai, ho avuto alcuna sorta di feedback. Da ora in poi provo a passare tramite te. Hai visto mai? Un applauso a Francesca Schianchi, a Giulia Pesci, a Leonardo, Edoardo, che sono andati a verificare in via Pinciana, prego, Propaganda Live, Auschwitz Memoria, grazie per supportare la nostra importante missione, un applauso al sito del... che va avanti la sua missione, siamo tutti con la pecora elettrica, un applauso con Danile, Alessandra e con tutto il quartiere centrale, grazie Zoro per questa bellissima testimonianza, grazie anche ad Andrea che me l'ha fatta e... verremo a prendere i libri alla pecora elettrica. Andiamo avanti. Lilli Gruber ha centrato perfettamente il punto, ma Salvini come si permette? Un applauso a Lilli Gruber, nostra ospite di puntata, presa la vispa. Poi Marche Galanti, Italian TV Program on La 7 is helping you for getting followers, we have noticed that incredible, diciamo la rete serve anche a questo, se ne parla sempre male. Matteo Dolci, live da New York, il venerdì dei miei gemelli con Propaganda e Zoro, dopo lo spiegone di Da Milano, super concentrati su Macos, le nuove leve, noi siamo lì. Cattivi maestri, in questo caso, Macos, per i cuccioli di Matteo Dolci. Oh, qua cosa abbiamo? Massimo Mantellini, Body Language, Tarocco. Questa è una foto pubblicata da Mantellini di Conte, che sta sul tavolo, e questo penso sia a Taranto in... Consiglio di fabbrica. Consiglio di fabbrica, ok. E andiamo avanti, ma Pier Francesco ha in buoni rapporti con la mamma o posso adottarlo io? Deborah Attanasio. Ottimi rapporti, direi. Un applauso a Pier Francesco Cidreniti.
Francesco Scisciola, Macox, ma che cazzo te mangi di nascosto durante il servizio di Zoro che tieni le noccioline sotto al tavolo? Tu mancia! Tu mancia! Voglio avere questa risposta. Anna, Bright, yes, tuo che femmine. Bright, yes, tuo che femmine. Bright, il figlio di Gianni Maddaloni, un applauso alla palestra di Scampia. E a Bright, campione italiano di judo. Abbiamo altro? Abbiamo altro, abbiamo altro, abbiamo altro. Con pazienza, ok. Paola Favuzza, il sabato mattina la sveglia suona sempre e comunque in tempo per Propaganda Live, bene ma non benissimo. Bacioni da Melbourne. E qua c'è una gamba rotta. Faccio un applauso anche a Raul e alla squadra di basket di Giuliano. E intanto, eccoli qua. Allora, sei a... dove sei? A Melbourne? Sì, sono a Melbourne. Ti chiami? Non mi ricordo più il nome. Buongiorno. Buongiorno a te. Paola. Paola, ciao Paola. Che ora è là? Sono le 10:50 del mattino. Ma tu in cuffia che senti? Cioè, stai sentendo? Te che parli. Ah, perfetto. Sento te, sento te. Bello, perché sembra che sia... Senti, come stai? Sto bene, c'ho un po'... C'è il gambone? Pastorone, però... sì, c'ho il gambone, però dai, non me la passo male. No, infatti da paura, benissimo. Senti, tutto grande. Bello, ma... grandissimo. Ok, potresti stare anche a Ceprano per quel che mi riguarda. Cioè, mi dimostri... tesoro, sì. Dai, intanto è giorno, quindi non potrei essere proprio in Italia. Ragazzi. Vabbè, potrebbe cioè, essere... Sono belle. C'è un'arroganza tipica di Melbourne. Canguri, ce ne so. Cos'è? Ambulance. L'ambulanza della Vittoria. Ah, l'asse. Bello, ok. No, non fai tasse, l'ambulanza. Ok, che cosa fai a Melbourne, oltre a essere così in questa situazione? Faccio la ricercatrice. Lo sapevo, cioè non ce ne fosse uno che non va a ricercare qualcosa. Ok, tutto bene? Tutto bene. Che tempi hai di recupero? Dicono 4-6 settimane col gambone. Speriamo bene. Ok, e poi torni con la gambetta come prima, eh? Così dicono, speriamo, per carità. Sì, speriamo, infatti sono ricercatori pure loro, no? Speriamo che ci sia bene. Grazie Paola, in bocca al lupo. Dai, un applauso a te e a tutti quelli che ci seguono dall'estero. Un applauso alla Propaganda Orchestra. E che c'è? Ok, scusatemi, alla Larvitz Memorial 609.000 follower, quindi siamo andati avanti, continuate a seguire l'account, nel senso di aiutarli a contribuire al raggiungimento del loro target, del loro obiettivo. E adesso ci salutiamo. Un applauso alla Propaganda Orchestra. Un applauso ai Savannah Funk che sono stati con noi oggi. E sarete a Bologna, a Roma quando? Domani Bologna, a Roma quando? A fine mese 28. Un applauso ancora a chi vuole seguirli. Alle date. Un grazie a Memore Migi, Costanze, Paolo, Francesca. Marco, Lily Gruber che è stata con noi, Moonlight Benjamin, e noi ci vediamo la prossima settimana. Vi saluto col capolavoro del Gianni Macox, a venerdì, grazie a tutti.
Dominici.